Buonasera, amici di Palermo in Progress, Catania in Progress, Sicilia in Progress. Benvenuti a questa nuova puntata di Progress Online. Oggi avremo un ospite, avremo Giovanni Russo dell'Associazione Ferrovie Siciliane. Oggi parleremo di un argomento parecchio importante, un argomento che ha avuto una certa risonanza nei nostri sistemi di comunicazione, quali anche il sito siciliainprogress.com, che grazie a voi continua a crescere. Bene, cominciamo dunque parlando della ferrovia Porto Empedocle Castelvetrano. Si tratta di un progetto che è stato preso in considerazione da RFI, la società che si occupa della gestione degli impianti ferroviari nel paese. Ne parliamo con l'ingegnere Roberto Di Maria. Buonasera Roberto, benvenuto a Progress Online. Cominciamo quindi questa puntata. Spiegaci, parlaci un po' del progetto di quella che sarebbe la nuova ferrovia Castelvetrano, Porto Empedocle. A te la parola, Roberto. Grazie Gioele. Abbiamo realizzato uno studio di fattibilità tecnica per questo collegamento che dovrebbe andare a colmare una lacuna nella rete ferroviaria siciliana, cioè collegare il Trapanese con l'Agrigentino attraverso questo tracciato attualmente privo di linee ferroviarie, facendo in modo di, come si suol dire, come si è detto, chiudere l'anello ferroviario intorno alla Sicilia. Dobbiamo dire che in questa zona esisteva una linea fino a qualche anno fa, era la vecchia linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Porto Empedocle, realizzata all'inizio del secolo scorso e chiusa, dopo diverse tappe, definitivamente all'esercizio nel 1985. In questo caso abbiamo pensato a un collegamento completamente nuovo che ignori il vecchio tracciato, anche perché tracciato molto tortuoso, con delle caratteristiche planoaltimetriche, quindi anche con pendenze piuttosto elevate, incompatibili con il moderno esercizio ferroviario. Peraltro, un tracciato già occupato da altre strutture, per esempio nella zona di Menfi sappiamo che esiste una pista ciclabile al posto del vecchio sedime ferroviario. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di questo tracciato. Andando da Castelvetrano verso Porto Empedocle, vediamo che la linea si dirama dalla ferrovia esistente Palermo-Trapani via Castelvetrano. Quindi punta a sud-est e va toccando via via i centri principali situati lungo la costa, compresa fra il Trapanese e l'Agrigentino. Vediamo che il tracciato giunge fino a Porto Empedocle, alla stazione esistente, situata sulla linea Porto Empedocle-Agrigento Bassa. Ad Agrigento Bassa la ferrovia è collegata alle linee per Canicattì e Caltanissetta verso Catania e per Lercara verso Palermo. Più nel dettaglio vediamo qui la diramazione della linea dalla Palermo-Trapani via Castelvetrano, che si trova a 1 km circa dalla stazione di Castelvetrano in direzione Campobello di Mazara. In questo punto abbiamo anche ipotizzato un possibile raccordo per i treni provenienti da Trapani e da Istradale verso Agrigento. La linea prosegue in direzione sud-est, supera il torrente Modione in questo punto e giunge a Marinella di Selinunte, che è una località molto importante dal punto di vista turistico, non soltanto per la località balneare, ma anche per la presenza di un'importante area archeologica conosciuta in tutto il mondo. Da Marinella di Selinunte la linea, superando la foce del Belice con un piccolo viadotto, si appoggia alle colline circostanti e arriva a Portopalo con due gallerie che complessivamente hanno una lunghezza di 2,5 km. Noi abbiamo previsto la presenza di gallerie dei principali viadotti realizzando i profili altimetrici di massima di questa linea, che ci consentono comunque di comprendere la presenza di queste opere d'arte principali e la pendenza, che sono dati molto importanti per l'esercizio. Da Portopalo, che è situata a pochi metri dal livello del mare, si sale in direzione di Menfi, che troviamo come stazione praticamente a ridosso del centro abitato. Da qui, con una galleria, la linea prosegue in direzione Sciacca,
e vediamo dalla diapositiva seguente. Ecco, siamo in questa posizione, viene superato il carboy e poi viene superato un rilievo con una galleria poco più lunga di 1 km e si arriva alle colline circostanti Sciacca che vengono superate in galleria, viene sottopassato il centro abitato di Sciacca, la stazione l'abbiamo prevista come posizione di massima in questa posizione, a monte del centro abitato, ma comunque in una posizione molto baricentrica, vicina al centro storico, ma anche vicina ai quartieri moderni circostanti. Una posizione diversa da quella della vecchia stazione, che invece era situata in prossimità del porto. Questo perché la città si è espansa verso la zona, verso monte, e quindi la stazione si trova in una situazione più baricentrica e può servire meglio il centro abitato. E comunque questo andamento consente di passare più agevolmente sotto Sciacca senza realizzare opere d'arte troppo impegnative, soprattutto in galleria. A proposito di gallerie, ne abbiamo una abbastanza lunga in direzione Ribera per sottopassare una zona densamente edificata, appunto, che è una zona a ridosso del centro abitato di Sciacca, dove ci sono molte edificazioni, quindi è preferibile passare in galleria. Si prosegue in questa direzione, un'altra piccola galleria di 500 metri in questo punto, si passa dalla località San Giorgio, ci si appoggia alla valle del fiume Verdura e si giunge alla stazione di Ribera che vediamo nella successiva slide. Dalla valle del Verdura giungiamo alla stazione di Ribera che abbiamo posizionato in questo punto, quindi in condizione di essere collegata facilmente all'abitato di Ribera attraverso questa strada. La stazione si trova proprio all'imbocco della galleria più lunga dell'intero tracciato, circa 3 km e 300 metri, che supera il rilievo montuoso in cui si trova il centro abitato di Ribera, per l'appunto. E ci porta alla valle del Magazzolo, che superiamo con un piccolo viadotto, quindi attraverso una zona collinare ed un'altra galleria di circa 1 km e 200 metri, arriviamo alla Valle del Platani, che superiamo anch'esso con un piccolo viadotto, e quindi alla stazione di Cattolica Eraclea, in questa posizione collegata alla provinciale che consente di giungere al centro abitato di Cattolica Eraclea, che è a circa 5 km. Questa è la stazione più distante dal relativo centro abitato. Dalla stazione di Cattolica Eraclea giungiamo a Montallegro attraverso questo tracciato con quest'ampia curva che si va a porre parallelamente alla statale 115. Da qui si prosegue verso Siculiana con qualche opera d'arte in più. Abbiamo una galleria di 1 km 680 metri perché la zona è più accidentata rispetto alla zona delle vallate che abbiamo visto prima. Quindi arriviamo a Siculiana con una stazione che si pone a monte del centro abitato e si prosegue in questa direzione verso Porto Empedocle, ponendosi sempre parallelamente in questo tratto alla statale 115. Quindi la linea da Siculiana giunge a Realmonte con una stazione posizionata fra il centro abitato e la costa, e da qui con la parte più impegnativa del tracciato vediamo una galleria abbastanza lunga di 1,3 km e quindi un tratto allo scoperto e poi una serie di gallerie, due gallerie in sostanza, che complessivamente sono lunghe 3 km con un breve tratto allo scoperto e che ci consentono di giungere a Porto Empedocle che si trova a livello del mare, quindi consentono anche di superare un certo dislivello in questo tratto. Dislivello che comunque si supera con una pendenza non superiore al 20 per 1000, che è il massimo della linea e che è un valore molto importante anche per l'esercizio ferroviario. Basti pensare che il tratto che da Porto Empedocle, che qui abbiamo segnato in rosso, arriva ad Agrigento Bassa, presenta pendenze molto importanti che giungono fino al 30 per 1000. Quindi andiamo a vedere la sintesi di tutto questo. La nuova linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Empedocle presenta 9 stazioni intermedie: Marinella di Selinunte, Porto Palo, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte. I comuni toccati,
contano un bacino d'utenza di circa 200.000 persone, quindi un bacino d'utenza ampio ma non grandissimo, questo bisogna dirlo, perché ciò può rappresentare anche un motivo di dubbio sulla fattibilità economica dell'intervento, stante la sicura fattibilità tecnica. Però sappiamo che la linea si può giustificare anche in un altro senso, per esempio per il traffico merci. Sappiamo che Porto Empedocle è un porto molto importante della Sicilia occidentale che probabilmente verrà adeguato all'attracco delle grandi navi portacontainer, per il cosiddetto transshipment, ma anche per il gateway, quindi per poter trasferire i container dalla nave al trasporto via terra. E sappiamo che c'è un altro porto da parte opposta, vicino a Castelvetrano, esattamente a Marsala, che dovrebbe essere attrezzato nello stesso modo. Una linea di collegamento tra questi due porti sarebbe estremamente importante, quindi la linea avrebbe una importanza per quanto riguarda le merci e sarebbe adeguata per il loro trasporto. Andiamo a vedere a tal proposito le caratteristiche tecniche della linea: lunghezza complessiva 88,5 km, pendenza massima, dato molto importante, 20 per 1000, un valore molto vicino al 18 per 1000 che viene considerato il massimo per il trasporto delle merci. Si possono fare delle piccole modifiche e arrivare anche al 18 per 1000 in alcuni tratti, quindi è una linea che può essere considerata adatta anche per il traffico merci. Interessanti i raggi di curvatura che hanno un minimo di 1000 metri, il più basso raggio di curvatura è in corrispondenza del raccordo di Castelvetrano, lo abbiamo visto all'inizio, un tratto molto limitato dove comunque le velocità devono necessariamente essere ridotte perché si va a impegnare un bivio, perché siamo vicini al capolinea lato ovest della linea, quindi raggi di curvatura che possono consentire tranquillamente anche velocità di 160 km orari, molto interessanti in rango C, quindi per i treni più veloci. Il tutto consentirebbe di coprire l'intero tracciato Castelvetrano Porto Empedocle in un'ora o poco meno, anche facendo tutte le fermate, quindi sono delle performance molto molto interessanti. Andiamo a vedere le opere d'arte. Abbiamo fatto una stima sulla base di questo primo studio della condizione plano-altimetrica, quindi è una stima ovviamente approssimativa, bisogna scendere a livelli di dettaglio più approfonditi per poter fare una stima migliore, però possiamo dire sicuramente che la lunghezza delle gallerie sarebbe almeno di 25 km. I tratti in viadotto almeno 5 km per i viadotti superiori a 20 metri, quelli più impegnativi. E a fronte di questo sappiamo che questi viadotti non dovrebbero superare i 50 metri di dislivello. Il tutto per un costo di costruzione che poniamo almeno in 1,5 miliardi di euro, 2 miliardi qualcosa intorno a questa cifra. Anche qui non possiamo essere particolarmente precisi perché il tracciato va studiato un po' meglio, però sicuramente poniamo questo valore minimo perché si tratta comunque di un investimento importante, anche se parliamo di una linea a binario unico. Scegliamo il binario unico perché abbiamo un bacino d'utenza, ripetiamo, non grandissimo, e perché il binario unico può comunque consentire una capacità giornaliera di 80 treni, quindi 40 treni per direzione, quindi oltre un treno o due treni l'ora in entrambe le direzioni durante l'orario di esercizio della giornata. Credo che sia un valore molto molto importante, e d'altronde la presenza di 9 stazioni in questo tracciato, con la possibilità di incrociare in ognuna di queste stazioni, consentirebbe una capacità soddisfacente di questa linea. Conclusa questa breve esposizione, passo la parola all'amico Giovanni Russo, presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane. A te la linea, Giovanni. Bene, Roberto, intanto ti ringrazio per la parola, saluto anche Gioele e saluto quanti ovviamente ci stanno seguendo. Ti faccio i complimenti intanto per lo splendido elaborato che sei riuscito a tirare fuori in un paio di giorni, caro Roberto, e questo dimostra sempre la grande capacità, oltre che passione, insomma, che ci metti in questa
in questa nostra, come dire così, visione futura della regione, visione futura della mobilità, in questo caso ferroviaria. Personalmente ritengo che anche un metro di ferrovia che si va ad ampliare a quella che già abbiamo nella rete siciliana, credo che sia sempre un vantaggio. In questo caso si va a chiudere una condizione quindi che permette di avere, come dire così, che permette di fare il periplo della Sicilia, insomma, con le linee ferroviarie, fermo restando quello che sono le velocità, insomma, le altre cose. Quindi personalmente vedo molta positiva non solo questa infrastruttura, ma come dicevo poc'anzi, qualsiasi tipo di ferrovia che venga riattivata. Certo, è curioso, insomma, che in questi giorni si sia letto, come dire, come se fosse un ripristino di una ferrovia che esisteva ovviamente quando non esisteva neanche la TV a colori. Chiaramente mi dispiace questo perché denota, insomma, che molti professionisti, diciamo, del web non hanno avuto neanche, come dire così, la delicatezza, l'attenzione o comunque, come dire, dedicare quei 2 minuti per andare a leggersi un articolo che era molto esaustivo sotto ogni aspetto. Chiaramente si può fare meglio, sì, si può velocizzare, sì, è utile, sì, può tornare utile al territorio, lo sviluppo del territorio, sì, come diciamo poco fa, insomma, tutto può tornare utile al territorio. Io immagino questo tratto di ferrovia che potrebbe nascere inserito in un contesto molto più ampio, come giustamente dicevi tu, anche per quel che concerne ovviamente le merci. E quindi mi viene in mente un'interconnessione tra tutti i porti hub della Sicilia, sperando che questi vengano anche ovviamente ampliati. Chiaramente sulla cifra che tu hai poc'anzi menzionato, come dire, se dovessi pensare ad una priorità con questa cifra, che ovviamente è una cifra importante per realizzare questi circa 100 km di ferrovia, e quindi sto dicendo Roberto, se devo pensare chiaramente a questa infrastruttura, ad altre infrastrutture come Eccomi qua, prioritaria, eccomi qua. sì, Vediamo chi chiaramente mi cade viene in primo mente un stasera. altro tipo di infrastruttura prioritaria rispetto a questa qui, senza nulla togliere al fatto che anche questa linea, ma ripeto, anche se fosse un metro di ferrovia in più, sarebbe chiaramente importante per l'economia della regione e ovviamente della nazione. Il servizio dei pendolari, chiaramente Roberto ha dato dei numeri che sono circa 200.000 presenze come bacino d'utenza, giusto Roberto? Quindi credo che non è tantissimo, non è neanche Sì. poco, ma non è tantissimo se andiamo a fare la stessa considerazione anche a quello che potrebbe essere, per esempio, il bacino d'utenza del Siracusano. E quindi sono dei contesti leggermente, diciamo, inferiori. Dico, secondo il mio punto di vista, l'attenzione diciamo così, del governo o degli amministratori su questa infrastruttura, ma bensì anche su altre, credo che sia anche importante. Ma è altrettanto importante, giustamente, come faceva osservare Roberto, fare le giuste considerazioni perché in questo delicato momento che stiamo vivendo bisogna centrare il colpo, insomma, bisogna cercare di investire veramente quelle risorse che ci sono, che stanno arrivando o che arriveranno, in modo veramente che possano andare chirurgicamente ad andare a sensibilizzare quei territori, sia sotto l'aspetto socio-economico, ma anche turistico. Ma soprattutto i primi due che vado sempre a citare, perché non possiamo più permetterci di sbagliare nessun tipo di, diciamo, di fare una cattedrale nel deserto. Sì, sicuramente questa realtà che potrebbe andare a concretizzarsi, chiaramente ha un vantaggio non da poco, per esempio, su quello che sta per avvenire sul progetto del raddoppio della ferrovia Messina-Palermo e Messina-Catania. E le zone attraversate da questa nuova realtà, mi riferisco a questa qui appunto della Castelvetrano Agrigento, possiamo dire, perché alla fine insomma porta in pericolo Agrigento, e ci sono dei territori ovviamente che non hanno la stessa, appunto, come dicevamo poco fa, la stessa densità di popolazione, ci sono tantissimi territori che sono fruiti per quanto concerne l'agricoltura, insomma, per quanto concerne ovviamente così il pascolo, quindi non sono delle realtà ovviamente altamente, diciamo, popolate come quello, per esempio, può essere Fiumefreddo, Taormina, insomma, Giarre, Acireale, e ovviamente lì andare a fare un raddoppio ferroviario o un'infrastruttura che possa essere un'autostrada o altre realtà, credo che è leggermente più un po' complicato, ma questo chiunque conosce la nostra regione, ovviamente credo che se ne sia reso conto.